Ciao, è un periodo in cui sento molte persone che si lamentano di problematiche alle mani, soprattutto qui a livello del pollice, e accusano appunto una rizoartrosi, cioè una infiammazione o comunque sia usura data appunto da una erosione della cartilagine che riguarda appunto l'articolazione trapezio metacarpale, proprio qui sul pollice. Queste persone hanno difficoltà, soprattutto donne, anche a fare semplici esercizi o prendere magari una padella in mano per cucinare o fare qualunque attività della vita quotidiana. E per questo ho pensato di creare una serie di esercizi che possono essere utili per gestire questa problematica e dare, come dire, un po' di sollievo. Mi raccomando, se ancora non sei iscritto al nostro canale, male, e ti invito ad iscriverti e soprattutto a mettere like a questo video qualora fosse di tuo interesse e soprattutto qualora riuscisse a darti veramente un po' di sollievo. E inoltre, se non sei di Roma, puoi scrivere qui sotto nei commenti la città da cui ci stai guardando, perché magari potrò suggerirti un professionista nella tua città che lavora più o meno nella mia stessa modalità e che potrà magari aiutarti nella gestione di questa problematica che so essere davvero molto antipatica. Bene, quindi non perdiamo tempo a questo punto ed iniziamo con questi esercizi. Bene, il primo esercizio è abbastanza semplice. Ti chiedo di porre attenzione, diciamo, in questa zona, come se c'è, noterai che c'è come un triangolo formato da ossa e in mezzo c'è una parte carnosa. Ecco, questa zona ti invito a pinzarla con le dita, proprio come sto facendo io, e ti invito piano piano a massaggiarla. All'inizio sentirai, facendo dei movimenti latero-laterali o su e giù, diciamo così, un tessuto anche un po' rigido, duro. Ecco, segno che probabilmente c'è anche una contrattura muscolare e le zone fasciali di quest'area sono molto contratte. Ti invito a massaggiarla e a muoverti e a ripetere questo tipo di movimento per circa 2-3 minuti. Sentirai dopo un po' che il tessuto tende a riscaldarsi, che questa zona diventa meno tesa. Ecco, a questo punto puoi dedicarti alle zone che sono un pochino più tese ancora. Probabilmente sentirai la zona tesa in quest'area qui, ad esempio, lavorando molto con le mani, ho fastidio proprio in quest'area. Ti invito a questo punto a dedicarti un pochino a un punto specifico, mettendo il pollice proprio sul punto duro e dolente, e a dedicarti un pochino a fare queste piccole circonduzioni col dito. Sentirai proprio il tessuto che gradualmente si rilassa e cede. Bene, a questo punto vuol dire che hai esaurito il movimento da fare, quindi l'automassaggio in questa zona, e puoi dedicartene a un altro. Non c'è un tempo minimo o massimo da dedicare. Io ti invito magari a cominciare a percepire le differenze del tessuto e a capire quando questo tessuto tende un pochino ad allentarsi. Mi raccomando, ti ricordo anche che questo tipo di frizione, di automassaggio, puoi farlo in qualunque momento della giornata e soprattutto anche senza olio magari. Lo puoi fare soltanto pinzando appunto con le dita proprio quest'area. Un esercizio interessante da fare per trattare le strutture tendinee è quello di andare a frizionare in questa zona, diciamo nella parte superiore o anche nella parte diciamo inferiore della mano. Ci sono tanti tendini che sono avvolti da delle guaine. Ecco, molto spesso lo scorrimento del tendine nelle guaine diventa un po' difficoltoso e in certi casi addirittura determina anche la comparsa del cosiddetto dito a scatto. Ciò che ti chiedo è quello di fare delle frizioni, ovvero dei movimenti di scorrimento tra i tessuti. Chiaramente non ti è semplice comprendere quali sono i tessuti che stai trattando. Ti basta soltanto magari cercare di andare ad autopalpare e andare a individuare quelli che sono i tendini. Sentirei come dei fili, dei cavi, ecco, quelli sono i tendini. Bene, una volta trovato, andando ad automassaggiarti a cercare le zone più dolenti, ti accorgerai che ci sono dei punti che sono un pochino più dolenti. Bene, quelli sono dei tendini che sono un po' imbrigliati. Ecco, con due dita ti invito magari a prendere la zona, sempre senza olio, in una maniera molto semplice, a fare delle frizioni, fare dei movimenti di scorrimento della pelle in questa zona. All'inizio potessi sentire dolore e piano piano il tessuto anche qui tenderà a scaldarsi. Ecco, se riesci a fare questo stai già facendo un ottimo lavoro e piano piano facendo questo movimento di frizione sulla zona sentirai che gradualmente il dolore che sentivi inizialmente tende a diminuire. Ecco, stai facendo il lavoro corretto.
Chiaramente i tendini delle mani sono tantissimi e io ti sto indicando quelli che riguardano il pollice, quindi ce n'è uno qui sopra che è ad esempio molto antipatico, ce n'è un altro anche qui molto antipatico, uno qui, e diciamo che possono essere tanti. L'importante, come detto, è quello di prima andare ad autopalpare le zone che sono più dolenti e poi successivamente andare a scaldare il tessuto, fare delle frizioni di tipo fasciale appunto, per andare a liberare le strutture fasciali che sono in questo momento probabilmente un po' come dire, poco scorrevoli. Ecco, se riesci in questa operazione sono sicuro che ti darà davvero un po' di sollievo. Un'altra attività che reputo molto interessante e spesso molto vantaggiosa per ridurre il dolore al pollice è quella di fare un cosiddetto pompage, ovvero andare a decoattare i capi articolari, che in questa situazione potrebbero essere anche molto adesi tra loro e potrebbero esserci delle condizioni di forte dolore. Ciò che ti chiedo di fare è quello di afferrare il pollice, come sto facendo io adesso, e magari andare a fare delle trazioni longitudinali, cioè nel senso devi andare a trazionare il pollice lateralmente. Ecco, se riesci in questa operazione, quindi fare delle trazioni, mantenere per circa 5 secondi e poi rilascio, 5 secondi e poi rilascio, sentirai che gradualmente il tessuto cede e riuscirai magari ad aumentare il tempo di allungamento e quindi di pompage di questa articolazione. Questa è un'attività che puoi svolgere anche qui quando sei molto dolente e soprattutto quando vuoi dare, come dire, respiro e sollecitare l'articolazione ad essere meno adesa e soprattutto andare a decoattare appunto i capi articolari. Chiaramente in certe situazioni, qualora dovessi avere anche un'artrosi molto avanzata, puoi sentire anche degli scricchioli, non ti devi preoccupare. L'importante è che tu non senta eccessivamente dolore. Qualunque dei nostri esercizi deve essere eseguito in maniera assolutamente senza alcun tipo di dolore. Un altro esercizio molto importante per gestire il dolore alla mano è sicuramente quello di andare a favorire e migliorare quella che è l'articolarità del pollice. Ti sarai accorto o accorta che qualora tu abbia una rizoartrosi, effettivamente spesso alcuni dei movimenti ti sono impediti, proprio perché un po' il dolore, un po' anche il fatto che tendi ad utilizzare meno la mano e alcune strutture della capsula articolare tendono ad essere un po' più retratte. Ecco, stimolare un pochino il movimento potrebbe essere di aiuto, per cui ti invito a prendere contatto con il trapezio, che è questo un osso che si trova proprio qui sul pollice ed è lui proprio fondamentalmente quello responsabile della tua problematica e del tuo dolore, andarlo magari a immobilizzare o comunque sia da andarlo un po' a sollecitare e probabilmente anche soltanto la pressione sul trapezio ti dà fastidio. Ecco, a questo punto ti chiedo di fare un esercizio molto semplice, quello di andare a prendere a cercare di andare a toccare con il pollice la prima falange del mignolo, quindi fare questo movimento, successivamente lo riporti in posizione neutra e cominci ad andare a toccare la seconda falange del mignolo e poi la prima falange. Stessa cosa con la falange del dito anulare, la prima, poi la seconda e poi la terza. Mi avvicino alla telecamera forse magari per essere un pochino più chiaro, quindi primo movimento, secondo movimento e terzo movimento. Primo movimento, secondo movimento, terzo movimento. Primo, secondo e terzo. Primo, secondo e terzo. Il nostro pollice è in grado sempre di riuscire ad articolarsi con tutte le falangi delle dita. È chiaro che può aver perso nel tempo questa funzione e sta a noi recuperarla. Chiaramente la mano è attaccata al polso che è attaccata al gomito e i muscoli della mano si dividono in due grosse categorie: i muscoli intrinseci della mano, che sono i muscoli che si trovano soltanto all'interno della mano e originano da ossa che si trovano nella mano, e muscoli estrinseci, cioè muscoli che partono, diciamo così, dall'avambraccio e con dei tendini molto lunghi vanno poi ad inserirsi a livello delle dita. Chiaramente non dobbiamo dedicare del tempo e del lavoro soltanto ai muscoli intrinseci, ma magari andare a lavorare e ad automassaggiare i muscoli
dell'avambraccio. Ci sono due aree che sono quelle che normalmente sono dolenti, questa parte qui e questa parte qui, diciamo più dove spesso è dolente anche per altre problematiche come ad esempio l'epicondilite. Ciò che ti chiedo di fare è andare come negli esercizi iniziali, andare ad autotoccare, ad autopalpare le zone alla ricerca delle zone che sono un pochino più rigide. Una volta trovata la zona più rigida, sempre con due dita, come abbiamo fatto prima, andiamo a fare delle frizioni. Io in questo caso ho fastidio in questa zona e andate a fare delle frizioni proprio in questo modo. Ripetiamo questo tipo di gesto finché non sentiamo che il tessuto si è ammorbidito e il dolore è sceso di un 30, 40, 50% in certi casi, quindi vuol dire che stiamo facendo bene. Una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo di diminuire il dolore, beh, possiamo andare a dedicare del lavoro anche ad una zona magari adiacente. Molto spesso il muscolo, uno dei muscoli della che vanno poi ad inserirsi nella mano, è un po' rigido e chiaramente magari necessita anche di un po' di movimento di stretching, oppure di eseguire questo movimento di frizione assieme a del movimento. Quindi una volta trovato il punto che è fastidioso, andiamo prima a frizionare e quindi a guadagnare movimento fasciale. Una volta che sentiamo che il dolore è sceso, possiamo andare a chiedere anche del movimento attivo, come sto facendo io. E chiaramente la nostra attenzione la dedichiamo sia ai muscoli qui dell'avambraccio nella parte diciamo anteriore, sia nella parte posteriore, questa zona qua. Questa zona, soprattutto quest'area, probabilmente la sentirai molto dolente ed è molto, diciamo, una cosa assolutamente normale. Però puoi dedicargli un po' di tempo e un po' di energia per andare a migliorare appunto questo tipo di sensazione. Bene, dunque, come hai visto, questi esercizi sono abbastanza semplici, non ci vuole molto tempo, magari anche 5 minuti al giorno possono essere sufficienti per darti un po' di sollievo e migliorare quella che è la percezione del dolore. Sono sicuro che se però dedicherai del tempo in un modo costante, magari anche più volte nella stessa giornata, le strutture tenderanno ad ammorbidirsi un pochino e il dolore tenderà magari un pochino a regredire. È chiaro che se hai una rizoartrosi in uno stadio avanzato e in certi casi è necessario anche la chirurgia, gli esercizi potranno soltanto magari alleviare il tuo dolore, non potranno risolvere completamente la problematica, ma diciamo che ridurre anche un po' il dolore e la tensione potrebbe essere l'obiettivo di questo esercizio. Ti invito, mi raccomando, a salvare questo video per poterlo ripetere e riguardare più volte proprio per non sbagliare ed eseguire quindi questo genere di esercizi in maniera costante. Inoltre ti voglio ricordare che il trattamento manuale, quindi quello che hai fatto da solo, può essere fatto anche da un terapista esperto che magari potrà eseguire tali manovre o comunque sia dei trattamenti un pochino più incisivi e che potrà anche qui darti un po' di sollievo per ridurre la sensazione dolorosa. Quindi il trattamento manuale da solo può aiutare, il trattamento di un terapista, quindi di un professionista, può ulteriormente migliorare la situazione. Inoltre possono essere eseguite anche delle terapie fisiche per favorire il processo di infiammazione e quindi ridurre questo senso di infiammazione che c'è nella zona, come ad esempio gli ultrasuoni. Noi utilizziamo ad esempio gli ultrasuoni a freddo, che sono davvero efficaci per ridurre la tensione e fare un cosiddetto micromassaggio fasciale, e possono essere utilizzati anche degli altri elettrodi medicali, come ad esempio il laser di Mio Yag, che è importantissimo ed è molto efficace per trattare le problematiche tendine e anche per stimolare la cartilagine, che in questo caso potrebbe essere molto consumata. Qualora fossi di Roma, ti aspettiamo nel nostro studio per una valutazione del tuo caso e per stilare quindi un piano riabilitativo specifico e personalizzato per la tua problematica. Inoltre fammi sapere qui sotto nei commenti quelle che sono magari le tue domande o anche il feedback che hai da questi esercizi, perché mi fa davvero piacere poter aiutare e soprattutto mi farà davvero piacere poter capire se questi esercizi sono realmente di aiuto per i miei utenti. Come ho detto, non sei di Roma, puoi scrivermi la città da cui ci stai guardando, perché posso magari suggerirti un professionista nella tua città che può eseguire questo tipo di esercizi e questo tipo di trattamenti in maniera sicuramente più professionale ed efficace. Spero quindi che questo video sia stato utile per te e, come sempre, ti aspetto al prossimo video. Ciao!